Siamo riusciti a portare a termine una programmazione completa che traccia in maniera certa il futuro della città. Sono queste le parole con cui il sindaco di Teramo D'Alberto ha aperto la tradizionale conferenza di fine anno, dove sono stati ripercorsi i progetti portati a termine nel 2021, ma soprattutto si è parlato della pianificazione futura di sviluppo della città. Questo grazie alle ingenti somme che il comune è riuscito a intercettare in quest'ultimo anno. Una città che si rigenera, che cambia volto, non sulla base di annunci, ma sulla base di progetti già finanziati e approvati, alcuni realizzati, alcuni cantierizzati già, pensiamo in particolare al Teatro Romano. Un'opera di rigenerazione imponente che la nostra città non aveva mai visto in passato, in questa fase storica che è decisiva per scrivere il futuro di Teramo e delle future generazioni. Oltre 46 milioni di euro già finanziati, approvati, alcuni interventi completati, il Teatro Romano, come abbiamo detto prima, già partito, che ci consentono di scrivere il futuro della nostra città. A quest'importo si deve aggiungere la somma relativa a Via Longo, i 15 milioni di euro già ammessi a finanziamento e che dovranno essere adesso coperti con i fondi del PNRR che il Governo e il Parlamento metteranno a disposizione. Quindi oltre 60 milioni di euro più 40 milioni di euro già programmati, già candidati su tutti i canali di finanziamento in attesa appunto di copertura, ma da queste risorse, da questa previsione significativa, imponente, si legge una città che è già in profondo cambiamento e soprattutto la città del futuro. Questi sono interventi di rigenerazione, abbiamo tenuto fuori tutte le risorse della ricostruzione su cui abbiamo già detto, in particolare per quanto riguarda l'ordinanza Teramo, che i cantieri dovranno vedere la luce nel 2022 e sarebbe un risultato straordinario. Queste risorse devono rispettare i tempi e i termini del PNRR, dobbiamo lavorare, dobbiamo andare avanti perché la strada è tracciata, mai come in questo momento. La strada del futuro della nostra città è disegnata con una visione. Andiamo avanti in questa direzione, il 2022 sarà senza ombra di dubbio un altro anno, perché anche il 2021, nonostante il Covid, nonostante le difficoltà, lo è stato, sarà un altro anno dedicato al cambiamento del volto della nostra città e soprattutto alla definizione del suo futuro.